Il nostro sodalizio non nasce per caso. Partito Repubblicano Italiano, Torre del Greco sul serio, Torre Arcobaleno. Già alle politiche ultime eravamo stati insieme a condividere valori e proposte per il Paese. Questa tornata elettorale, su richiesta del candidato sindaco Luigi Menil, ci è stato richiesto di stare insieme a lui e alla sua coalizione, condividendo principi, valori e programmi. Volevamo farlo con i nostri simboli nazionali, ci è stato chiesto di non farlo, ma per noi non è stato un problema. Non facciamo a meno dei nostri valori e dei nostri temi. Essenziale per una città essere definita tale, garantire quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, i LEA, alle categorie fragili della città, anziani, minori, disabili, giovani. Da qui la città deve ripartire, promuovendo quelle che sono le istituzioni di prossimità, le scuole, gli oratori, le parrocchie, l'associazionismo laico e religioso, il terzo settore in generale, perché siano sentinelle sul territorio di quelle che sono le problematiche, i disservizi, i bisogni della gente e della cittadinanza, per ridare decoro, vivibilità, voce ai senza voce. Da qui riparte una città. Dopodiché un grande sistema di offerta turistica e culturale, riprendendo quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, artistiche, storiche, artigianali. La città dei tre eventi di cui un po' di anni fa parlammo, la celebrazione della festa dei quattro altari, il santo venerabile Vincenzo Romano e non per ultima la Santissima Vergine dell'Immacolata. In un sistema compiuto di infrastrutture questa città potrà diventare nei prossimi 10 anni una città alla perla del Golfo, così come lo è stata fino a pochi anni fa. Il Partito Repubblicano Italiano ha scelto con un anno di anticipo il candidato sindaco. Sin dal primo momento abbiamo individuato in Luigi Mennella la persona giusta per prendere in mano il governo della città. È stato per noi naturale fare l'accordo col Terzo Polo, come gli amici torresi elettori già sanno, noi siamo stati già presenti col Terzo Polo nelle elezioni politiche che ci sono state ultime, riscuotendo anche un discreto successo in città. Quindi un'unione di intenti, di programmi, di progetti e di idee era già rodato con questi amici. Siamo riusciti a presentare una lista forte, dove sono presenti professionisti, imprenditori, uomini e donne del sociale. Una lista, senza voler essere, diciamo così, autoelogiativo, una lista di professionisti, nella quale prevale l'interesse pubblico. Il Partito Repubblicano è sempre stato molto attento alla parte economica della città, è stato molto attento all'impresa, alle politiche del mare, alle politiche che consentano al ceto medio di poter dare il meglio di sé, sia per quanto riguarda la fuga dei giovani, sia per quanto riguarda le famiglie. Il nostro obiettivo è quello di dare il massimo supporto al programma da noi condiviso pienamente del candidato sindaco e di fare in modo che possa trovare una attuazione, ovviamente sarebbe bello totalitaria, un'attuazione nella maggior parte dei casi che sia condivisa e sostenibile dalla città.